tutti, ragazzi. Come sapete, sono usciti i sorteggi sia di Europa League che di Champions League. Mo' li andiamo un attimino ad analizzare perché sono molto interessanti, eh? Molto, molto interessanti. Praticamente, in Europa League è uscito il sorteggio tra Marsiglia e Salisburgo nelle semifinali. Secondo me è una partita molto equilibrata perché le due squadre si equilibrano. E poi è uscito Arsenal-Atletico Madrid, che sicuramente per me erano le favorite per vincere questa Europa League. E quindi si sfidano in semifinale. E se la vedranno poi una delle due in semifinale contro il Marsiglia e il Salisburgo. Quindi sono uscite secondo me due partite molto equilibrate. E poi la finale sicuramente sarà un po' più pendente fra la vincitrice tra Arsenal e Atletico, che come ripeto penso che abbiano sempre avuto una marcia in più in questa Europa League. L'Atletico poi è uscita dalla Champions League, insomma, una squadra che anche nella Liga sta facendo la sua bella figura, sono anni che ormai è ai vertici e anche in Europa si comporta bene. Penso che se mi posso sbilanciare, secondo me la favorita per vincere questa Europa League è sicuramente l'Atletico. Poi c'è la Champions League, che quella ci interessa di più perché c'è anche la Roma. È uscito Bayern Monaco, Real Madrid, quindi per la Roma scongiurate, diciamo, le due squadre più pericolose in semifinale, e Liverpool-Roma. Liverpool-Roma è una partita storica che la Roma e i tifosi della Roma si ricorderanno bene per quella finale di Champions League persa. Quindi spero che la squadra ci metta tutto l'impegno per vendicare anche, diciamo, quella sconfitta e di rivedere la squadra che ha fatto il 3-0 al Barcellona. E intendo la squadra che ha sconfitto il Barcellona, nel senso la squadra che non molla mai, che raddoppia su tutti i palloni, che cerca di essere il più concreta possibile e che non lascia spazio agli avversari. E gioca anche un ottimo calcio, perché la cosa più importante che c'è da ricordare è che noi siamo andati a Barcellona e abbiamo giocato a pallone, non abbiamo fatto le solite barricate dietro, siamo andati lì, ce la siamo giocata a Barcellona, dove abbiamo perso 4-1, ma all'Olimpico anche abbiamo fatto veramente una partita ad altissimo livello, e spero che la Roma si possa ripetere anche contro il Liverpool. E tra virgolette ci dice anche bene, perché giochiamo la prima fuori casa e il ritorno a casa, e sapete quanto è importante, anche perché in quella sfida col Barcellona, come ha detto anche Manolas, è stato decisivo il pubblico, la spinta del pubblico. Quindi mi raccomando, cerchiamo di andare il più possibile allo stadio. Io sicuramente non ci potrò andare per altri motivi, però cerchiamo di stare vicino alla squadra e spingere, spronarla a superare anche questo ostacolo. Che dire, poi dall'altra parte ci stanno le due squadre, diciamo, forse favorite, Bayern Monaco e Real Madrid, quindi in finale ci troviamo sicuro al 100% una sorpresa, perché non c'è da nascondersi che Liverpool e Roma sono sicuramente sorprese di questa Champions League, sicuramente più la Roma che il Liverpool, però se la possono giocare e ce la possiamo giocare fino alla fine, quindi mi raccomando, l'importante è l'impegno. Questi sono i sorteggi di Champions League. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se preferite che la Roma, se avreste preferito che la Roma avesse incontrato magari un'altra squadra tipo Real Madrid o Bayern Monaco, o se va bene così, se è più abbordabile Liverpool. Io penso che arrivati a questo punto non ci sia una squadra abbordabile, tutte sono difficili. L'importante è metterci l'impegno, giocarcela con la testa e niente. Sapevamo solo che giocavamo, non c'è niente da fare, sapevamo solo da giocare fino alla fine con il coltello fra i denti e cercare di portare a casa questo risultato, che sarebbe veramente storico, importantissimo, perché poi, ripeto, la partita con Liverpool è una partita che il popolo giallorosso non scorderà mai, e che quindi adesso si ripete nella storia, in semifinale, non in finale. Io avrei preferito sinceramente, magari, non so, questo è un sogno, incontrare un'altra delle due squadre, magari trovare il Liverpool in finale e vincerla, ma diciamo queste sono cose che poi giusto sogni possono essere. Adesso noi stiamo sognando, continuiamo a sognare perché è un bellissimo sogno, quindi continuiamo a sperare, a tifare Roma fino alla fine, speriamo bene, che non si sa mai, il pallone rotondo l'abbiamo dimostrato già
contro il Barcellona che con l'impegno, la determinazione, preparando una partita tatticamente perfetta e tecnicamente anche giocata benissimo da tutti i componenti, perché l'ho ripetuto anche nel video quello dopo la partita, che praticamente è stata una partita fatta, giocata veramente a altissimi livelli da tutti, addirittura come l'ho detto, Juan Jesus era irriconoscibile. Juan Jesus ha fatto un partitone, sapete, magari Juan Jesus è un giocatore che sicuramente ha dimostrato di avere dei limiti, ma in quella partita si è dimostrato invece all'altezza di certi palcoscenici, e forse anche il modulo con i tre difensori in linea lo ha aiutato. Quindi per questo io ho molta fiducia in Di Francesco, perché è un tecnico molto preparato. Anche se è giovane, diciamo, per essere un tecnico navigato che magari ha esperienza da vendere, però si sta dimostrando veramente all'altezza, sta dando a questa squadra un gioco e soprattutto sta dando un carattere, che quella è la cosa principale per riuscire a fare un grande gruppo e ottenere qualcosa di importante. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo nei prossimi video.